Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In primo piano la cronaca con un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in comune di Latisana. Quattro le persone assistite dal personale medico-infermieristico per le ferite riportate dopo lo scontro che si è verificato nella frazione di Pertegada e che ha visto il coinvolgimento di una vettura o di un furgone. La dinamica al vaglio delle forze dell'ordine, sul posto presenti ambulanza ed elisoccorso, quattro le persone trasportate in codice verde al nosocomio latisanese. L'elicottero è rientrato libero in città a Udine. Per quanto riguarda poi gli altri interventi, sul fronte dei sanitari della SORES in Friuli Venezia Giulia, c'è stato un infortunio sul lavoro accaduto nella nottata in comune di San Giorgio di Nogaro con un operaio che è rimasto ferito dopo essere rimasto incastrato con una parte di un braccio nel macchinario sul quale stava operando. Sul posto un'ambulanza giunta da San Giorgio di Nogaro e i carabinieri. Il personale infermieristico ha poi provveduto a trasportare il ferito al Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni non sono giudicate gravi. Ennesimo furto invece nel Medio Friuli, in comune di Basiliano, particolarmente preso di mira dai ladri nelle ultime settimane. Nella giornata di martedì, malviventi hanno colpito un'abitazione in via Paolo VI, approfittando dell'assenza degli inquilini, hanno forzato una finestra e all'interno hanno messo soqquadro le stanze, riuscendo a portare via monili in oro e orologi per un valore complessivo di 20.000 euro. Sul posto si sono poi recati i carabinieri della stazione di San Daniele che ora indagano sul caso per tentare di risalire ai responsabili. Forze dell'ordine al lavoro anche a Pordenone per quanto riguarda l'inizio dell'anno scolastico con una serie di controlli disposti dal questore per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività si è portata avanti stamattina nelle prime ore con due pattuglie che hanno operato nei parchi cittadini e nei luoghi attigui alle scuole. Nel corso dell'attività sono state presenziate le vicinanze dei principali istituti scolastici della città che appunto hanno riaperto dopo la lunga pausa estiva. Scuole dunque che sono ripartite e scuole che hanno riabbracciato gli studenti anche con una nuova veste, come è successo a Basiliano, dove c'è stata anche una cerimonia di inaugurazione alla presenza dell'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi. Assessore regionale Riccardo Riccardi, si inaugura un nuovo anno scolastico e si inaugura anche una struttura rinnovata, quella di Bertiolo, la struttura risolutiva e scuola primaria che presenta i lavori di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico al quale anche la Regione ha partecipato in maniera consistente. Beh, sicuramente è un risultato importante. Una scuola è uno dei risultati più importanti che la pubblica amministrazione può riuscire a ottenere, perché riguarda la vita dei ragazzi, delle loro famiglie, il loro percorso futuro, la crescita di un paese con dei grandi interrogativi sul tema del capitale umano. Quindi è sicuramente un risultato importante ed è un risultato ancora più importante perché una scuola che nasce in una piccola comunità fa vivere quella comunità, perché attorno alle scuole noi vediamo le comunità crescere, quindi la gratitudine va anche all'amministrazione comunale di Bertiolo, al suo sindaco, che hanno voluto con determinazione, fin dall'inizio della loro esperienza, la riqualificazione di una struttura di questo genere e hanno costruito e creato le condizioni perché questo avvenisse. Non è un dato è un dato tutt'altro che scontato. Il nostro compito, insieme con i comuni, è quello di creare le condizioni, le strutture, poi. Questa è una bellissima struttura, ma come ci ha spiegato il sindaco, poi le strutture hanno bisogno di contenuti. Allora lì entrano in campo l'ingegno e la capacità di trovare delle soluzioni che rendano attrattive queste strutture, perché purtroppo viviamo un inverno demografico e quindi la natalità è andata dove è andata e quindi anche mettere insieme, riuscire a creare le condizioni per avere una presenza importante, come in questo caso, perché in questa scuola ci saranno 150 bambini, questa è una delle cose più complicate e devo dire, che il risultato è stato raggiunto, quindi è un dato estremamente positivo. Di scuole ha parlato anche l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen a margine di un incontro promosso a Trieste per quanto riguarda la formazione e la sicurezza sul lavoro. La cultura della sicurezza sul lavoro è un concetto imprescindibile, ha detto, per un paese civile. Dobbiamo far sì che ognuno di noi, a prescindere dal ruolo che ricopre, entri nell'idea che ogni attimo di attività lavorativa, compresa quella degli stage, degli studenti, comporti altrettanti attimi di attenzione e responsabilità.
Il riferimento è alla carta dedicata alla memoria di Lorenzo Parelli. Oggi avvia l'anno scolastico e parte anche con un importante contenuto nella carta di Lorenzo, la sicurezza sul lavoro. In che modo? Un piano di azione integrata da parte della Direzione Regionale Istruzione, dell'INAIL e delle Confindustrie regionali, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti che si occupano di prevenzione sul territorio regionale. È un bando che segue l'impegno dell'amministrazione regionale che abbiamo inserito all'interno della legge sull'istruzione, primi in Italia, sulla possibilità e l'importanza dei percorsi formativi sulla sicurezza sia nel sistema scolastico, ma noi riteniamo anche in tutto il sistema duale di istruzione e formazione professionale. Un impegno questo che vi prendete? Un impegno che Regione Friuli Venezia Giulia ha preso per iscritto sulla carta di Lorenzo e che sta applicando all'interno di tutti i piani triennali sulla prevenzione e la sicurezza, anche per quanto riguarda i percorsi di PCTO e di alternanza scuola-lavoro. E proprio sul tema degli infortuni sul lavoro sono diminuiti gli incidenti al meno 10,29%, questo è il dato riferito proprio oggi dall'INAIL, ma un dato che consola poco, visto che sono cresciute invece moltissimo purtroppo le morti bianche, sono triplicate in regione, se ne sono contate 15 da gennaio a luglio scorso, quando nello stesso periodo del 2022 erano state 5. Per quanto riguarda poi i dati sull'occupazione, oggi l'indagine dell'IRES che mette in luce come il numero degli occupati sia sceso in Friuli Venezia Giulia a meno 1,4%, ma sia calato pure il numero dei disoccupati al meno 10,2%. Questo per il fatto che sono aumentati i lavoratori cosiddetti, le persone cosiddette inattive, ovvero quelle che non cercano nemmeno un'occupazione. Andiamo a Trieste ora per quanto riguarda il fronte gestione migranti, con l'annuncio della prefettura del rafforzamento del dispositivo di controllo nella zona della stazione ferroviaria. Dal pomeriggio di oggi infatti sarà disposto un nuovo servizio H24 con i militari presenti all'interno dell'operazione Strade Sicure. Saranno affiancati la sera e di notte anche da polizia e carabinieri. L'area è un punto di ritrovo infatti dove stazionano i migranti, in particolare chi non trova posto nel sistema dell'accoglienza. Nei giorni scorsi la zona aveva visto il verificarsi di episodi di aggressione e risse. E sempre a Trieste stamattina invece è presentata la nuova edizione di Trieste Next, che si terrà dal 22 al 24 settembre, 45 gli spazi espositivi in Piazza Unità d'Italia, 65 le attività per le scuole. Ne ha parlato l'assessore Roberti. Assessore Roberti, Trieste Next, lei ha detto, una manifestazione che serve anche alla politica per prendere decisioni più giuste per il futuro dei cittadini. È tutto evidente che siamo di fronte a un periodo di cambiamenti importanti dal punto di vista climatico, l'abbiamo visto con gli avvenimenti delle ultime due estati, le grandinate di quest'estate, la siccità dell'estate scorsa con la carenza di acqua, ma l'intelligenza artificiale, l'arrivo di nuove tecnologie, l'esigenza di utilizzare fonti di approvvigionamento energetico diversificate, che comportano delle sfide importanti, non soltanto perché devono insegnare, devono aiutare la politica a prendere le decisioni più corrette per affrontare il futuro, ma anche perché bisogna capire quale futuro vogliamo prendere. Se ne parla anche nell'ambito di Trieste Next dei costi della sostenibilità, e una sostenibilità vera deve essere per forza sostenibile anche dal punto di vista dell'impatto sociale che ha sul territorio. Quindi eventi come questi, ormai strutturati e consolidati nel corso degli anni e sostenuti fortunatamente da tutte le istituzioni a prescindere dal colore politico, servono ai decisori politici per immaginare il futuro e capire come affrontarlo al meglio. Il fatto che venga fatto a Trieste è un di più dovuto al fatto che fortunatamente istituzioni scientifiche di altissimo livello sono presenti in modo massiccio sul territorio triestino. E si è aperta oggi a Pordenone l'edizione 2023 di Pordenone Legge, ospite d'eccezione lo scrittore ucraino Andrei Kurkov, che ha dichiarato: alcuni analisti prevedono che la guerra in Ucraina possa terminare con la fine dell'anno prossimo, io sono convinto che finirà se Putin scomparirà o verrà ucciso, e ci vorranno comunque ancora dei mesi affinché il conflitto possa concludersi veramente. Questo è uno dei passaggi del suo intervento che ha aperto appunto l'edizione di Pordenone Legge. Ce la racconta nell'intervista di Daniele Boltin, il curatore, direttore
il direttore del festival Villalta. Gian Mario Villalta, 24esima edizione di Pordenone Legge, quali sono le emozioni oggi? E oggi si comincia pian piano e quello che è importante è che la macchina si metta in moto, perché è una macchina molto grande, di autori che devono muoversi, di cose che devono essere testate, le sale, i microfoni, tutto quello per le proiezioni, tutto quel che è necessario, ma insomma oggi un anno di più, ma gli anni cominciano a diventare tanti, ma cominciamo a ringiovanire, nel senso che ormai le proposte che facciamo anche per i ragazzi, per i giovani, ci permettono di vedere come è stato stamattina la cosa più bella, con le scolaresche di tutte le età che circolavano per la città e che hanno partecipato ai primi eventi della mattina, partiti bene. E la presenza dei bambini e dei ragazzi è sempre una cosa che fa bene vedere. Giovani che saranno protagonisti anche nell'evento di apertura, in cui ci sarà anche un filo diretto con l'Ucraina. Sì, c'è un collegamento con l'Ucraina dettato dal tema, chiaramente, del libro che presenta l'ospite, il maggiore attualmente scrittore ucraino, appunto, Andriy Kurkov. Ma saremo anche idealmente legati appunto al mondo dei giovani, perché primo si racconta qualcosa che riguarda loro e poi perché avremo in sala, quest'anno abbiamo reclutato in qualche modo, abbiamo aperto le iscrizioni e lasciato i posti per i giovani e avremo circa 200 ragazzi e ragazzoni, insomma, i giovani che si siedono a partecipare al momento inaugurale. Una nota di colore, con gli altri curatori avete qualche rito scaramantico per il festival? Il rito scaramantico per il festival è di non aver riti scaramantici, cioè nel senso di far finta di niente fino a che almeno finisce la prima giornata. Il rito scaramantico lo abbiamo alla fine, perché vale anche per l'inizio della volta successiva. E Pordenone, tra l'altro, che propone altri eventi collaterali in occasione di questa kermesse del libro, come Mondi possibili, due secoli d'arte delle collezioni di Pordenone, una rassegna di quasi 140 opere di pittura, scultura e disegno che rimarranno visibili poi fino al gennaio del 2024. Da Paul Delvaux a Luigi Vettori, passando per Basaldella e lo stesso Bertoia, l'arte del Novecento esce dal cavo dei musei civici per incontrare il suo pubblico. Si apre ufficialmente Mondi possibili, due secoli d'arte dalle collezioni di Pordenone, un'esposizione di quasi 140 opere di pittura, scultura e disegno di grande valore. 8 percorsi tematici che si snodano in 3 sedi della città, Galleria Henri Bertoia, Casa dello Studente Antonio Zanussi e Museo Diocesiano di Arte Sacra, attraverso percorsi inediti e opere riscoperte, frutto di accurate indagini e di studi specialistici. Questa mostra, la seconda di un programma che è stato avviato 2 anni fa, raccoglie una selezione di 140 opere provenienti dai depositi dei civici musei di Pordenone e comprende anche una selezione di opere presenti della collezione della Casa dello Studente Zanussi. Si tratta di un racconto che attraverso la pittura, la scultura, la fotografia e le arti grafiche, da un lato testimonia e documenta la ricchezza e la complessità delle collezioni civiche e dall'altro consente anche di tracciare il lungo importante percorso di arricchimento e di incremento delle collezioni del comune, grazie anche alla disponibilità, alla generosità di tanti donatori, dei programmi di acquisto e infine, e questa è la ragione della nostra mostra, di valorizzazione. Una mostra corposa di quasi 140 opere diffuse in 3 punti della città. Continua così un percorso che abbiamo aperto, cioè quello di a rotazione riscoprire, restituire al pubblico e rimostrare, nel vero senso della parola, le opere che di solito sono nascoste nei magazzini comunali e non solo nei magazzini comunali. È quindi una promessa mantenuta. La apriamo alla vigilia, alle porte di Pordenone Legge, consentendo anche alle migliaia e migliaia di visitatori della rassegna di avere anche questa offerta culturale. È un po' un'operazione orgoglio, un'operazione identità per così dire, accrescere la consapevolezza di questa città di avere questo immenso patrimonio, ma è anche chiaramente un patrimonio che è della regione Friuli Venezia Giulia, è un patrimonio che è di tutti, perché in questa mostra, diciamo, si va da Pordenone all'Oriente con una serie di artisti locali di fama internazionale e artisti internazionali. Ci tenevamo e ci teniamo, da una parte
a valorizzare questo tesoro che nel corso degli anni è stato raccolto, che viene anche messo a disposizione del pubblico nei nostri spazi, che ha una storia quanto mai significativa per la città, per il territorio, ma anche in senso molto più ampio. Dall'altra ci teniamo anche alla collaborazione con l'amministrazione comunale, quindi tra istituzioni, un'istituzione pubblica e la nostra istituzione comunitaria, perché così quello che è nascosto si possa vedere. La nuova mostra si inaugura questo sabato alle ore 18 in Galleria Bertoia e sarà aperta da domenica 10 settembre al 28 gennaio 2024. Chiudiamo con una notizia che arriva da Roma, che vede protagonista il Friuli Venezia Giulia e lo spazio, perché con la Mission AX Free programmata per il 10 gennaio 2024, nello spazio arriverà la Bibbia di Gutenberg, il primo foglio galleggiante nello spazio. La notizia lanciata oggi dalla Camera dei Deputati durante la conferenza stampa di presentazione della riedizione della Bibbia di Gutenberg, lanciata dallo Scriptorium Foro Iuliense di San Daniele del Friuli. Il suo presidente Roberto Giurano ha annunciato il prestigioso progetto culturale, un lavoro durato un anno che ha coinvolto 40 persone, raggiungerà 5 nazioni. Una copia andrà anche al Museo della Bibbia di Washington, un'altra a Kiev e, come ha anche aggiunto poi il deputato friulano Walter Rizzetto, sarà donata anche alle scuole di Caivano. Dunque una nuova sfida per la scuola italiana di amanuensi che sta facendo conoscere il nome di San Daniele del Friuli e del Friuli intero in tutto il mondo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti, torneremo live alle 17.45 con Pomeriggio Calcio, poi alle 19 l'edizione serale dei nostri notiziari e stasera per Tag in Comune, tra le migliori puntate di questa stagione, vi riproporremo quella dedicata a Savorgnano al Torre. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.